Buongiorno. Buongiorno. Caffè? Sì, grazie. Hai dormito bene? Amore, lo sai come la penso sul matrimonio? Stiamo bene così. Facciamo le stesse cose che fa una coppia sposata. Tipo vivere nella stessa casa. Avere dei figli, decidere insieme il colore del divano. No. È una decisione importante per me. Per me... Non mi devi rispondere adesso. Vado al lavoro. Mi sa che stanotte dormo a casa mia. Così ti schiarisci meglio le idee. Io ancora non ho capito questo che ci fa alle 10 di mattina al ristorante suo. Capirai, che non lo conosci Mauro. Parlami greco. Parlami greco che mi eccita. Allora dimmi il menù, dimmi il menù. Giros. 10 euro. Quindi mi hanno un messaggio. Oddio, il Suzuka Kia! 11 euro! 11 euro! Dice, fra 5 minuti vengo. Ah! Oddio, fammi il conto, corri! Ciao. Au, la cameriera. Mazza, bella la cameriera, ma c'è un'amica. Ma chi per te con sta cravatta? Andiamo. Thank you.
fratellone, dai, mi raccomando, Massime, non ti fidare. Sono un po' teso. È normale, però devi stare tranquillo che andrà tutto benissimo, eh. Forza, La cravatta sta bene? Sì, 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 sì. Perfetto, un vigorino sei. Vado, Vai, vai. Dai, Dai, dai. Come lo vedo male. Qua con la giustizia sai come entri, ma non sai mai come esci, eh. Oggi è una giornata particolare per Massimo e noi gli siamo vicini. No, no, niente di grave. È solo un'udienza di separazione. E noi gli stiamo vicino perché siamo esperti. Abbiamo già dato. Il primo è stato Mauro, 2 anni fa. E da quando è che guadagni 800 euro al mese? Da quando c'è la crisi, no? Sì, la nostra. E la villa, la casa al mare, e le macchine? Tutto intestato a papà. Mia moglie. Porco. Mignotta. Che dice? No, no, è un modo di dire nostro. Oh, libero. E non gli ho dato una lira. Vamos a vivir, amor. Ma come farà? Il secondo di noi a seguire è stato Roberto, il fratello di Massimo. Ma a lui non è andata proprio come Mauro. Capuccio, l'hai sentito bene il giudice, sì? L'ho sentito il giudice, l'ho sentito. E che t'ha detto? Che ho sbagliato. Bravo, mi batti so chiari, e non fa più come te pare. Ci stanno regole precise, ma capite le regole? L'ho capite le regole, mica so cretino, eh. Ma va, la banda Bassotti. E sbrigati, ritorno al lavoro, se no te caccio pure da là. Ce l'ho in pugno. Perché Roberto è separato in casa. Ma va, ma che sta a fare? Che sta a fare? A mo' c'è bisogno che mettiamo il nastro della municipale, sembra che hanno fatto un incidente. Un incidente l'ho fatto io quando t'ho sposato. Ma mo' se mi chiudi qua, come faccio ad andare al bagno? Chiedalo al giudice. No, state buoni, fermi a papà. Ah, no, non fate, non fa fermi con sto cazzo di nastro! Né a fare i compiti, di forza! Poi, 6 mesi fa, è toccato a me. Amore, ti ricordi che stasera abbiamo la cena da Rosalba e Romeo? E certo, no, chi se lo scorda con quei nomi poi? Ma tu sei stupido! Scappo! Ci vediamo dopo. Ciao, sì. Amore! Si preoccupi, perché la nostra sarà una cosa tranquilla e veloce. Tanto abbiamo già concordato tutto, mettiamo una firmetta e ci leviamo il pensiero. Impotente, puttaniere! O son potente o son puttaniere, fa pace col cervello. Moscio! Frigida! Andiamo. Certo che la gente è proprio incivile, Guarda, abbiamo fatto bene a fare la consensuale. Ma io dico, se non va, non va, cosa stai là? A urlare, a litigare. Soprattutto con i figli, poi. Nicole, sta bene? Certo che sta bene. Cosa dice? Di cosa? Beh, una settimana che non dormo a casa. Non se n'è neanche accorta. Massimo, tu non c'eri mai neanche prima. Sai, lavorando... Infatti le ho detto che sei a Londra per un'asta e che per un po' non tornerai. Ma prima o poi dovrò tornare, o no? Che cosa le diciamo? Quando glielo diciamo? Scusate, tocca a noi. Prego, da questa parte. Virginia. Tu sei sicura? Amore, la cosa migliore per tutti e due. Anzi, per tutti e tre. Andiamo, dai. Ma scusa, ma tu hai capito con chi sta al telefono, Paolo? Ultimamente si apparta a far misterioso. Secondo me c'è una e non ci vuole di niente. Hai capito il sensibile? Ma oh, non è che ha rotto il patto, no? Che è tornato con la moglie? No. Certo, se torna con la moglie è un infamone. Ma parli te che ci vivi con tua moglie. Ma che c'entra, oh? Io Marcella ce l'ho in pugno. Io Marcella la caccio di casa quando voglio, sia chiaro. L'abitazione coniugale, con quanto in essa contenuto, viene affidata alla coniuge, che pertanto continuerà ad abitarvi con la figlia.
Il padre provvederà al pagamento della rata di mutuo dell'importo di euro 2000 mensili. Il padre, quale contributo per il mantenimento della figlia, si obbliga altresì a versare la somma di euro 2000 mensili, ciò fino all'indipendenza economica della medesima. La figlia minore Nicole è affidata alla madre. Il padre potrà vedere la bambina 3 volte a settimana, previa telefonata alla madre. Se non c'è nulla da aggiungere, possiamo passare alle firme. Grazie. Oh, ecco Massimo. A dopo ti richiamo. Ciao, ciao, ciao. Allora? Com'è andata? Zoccola! Zoccola! Dico puta, lei è il giudice donna, poi! Una donna ci hanno messo, capisci? A giudicare lo stronza, ci hanno messo un'altra stronza! Sì, però Massimo, io te l'avevo detto che dovevi continuare a combattere. Lui, dove dai una linea? Maledetta, facciamo una cosa civile. Certo, c'è una bambina, facciamo una cosa civile. Facciamola consensuale, facciamo sta consensuale. Ma ha levato tutto col mio consenso, capisci? Stronzo io! Piano, ma adesso sei matto, Massimo, dai, è normale adesso. La ferita è ancora fresca, è aperta da poco, ma ci vuole solo un po' di tempo, dai. Amore, risolviamo, amore, non ti preoccupare, risolviamo, amore, amore. Mi chiamava amore. E mi ha levato tutto! Pensa se io stavo sul cazzo! Dai, fermate un po', dai, su! Oh, ma dove vai? Ma che sei fatto, Massimo? Belli te, papà! Tanto non dura! Non dura! Finirà di merda! E quella lì, combutta col giudice! Te rovina, ti butta a terra! Ah, strunzo! Ma papà, dai, non ti compromette! Sì, non mi comprometto, io meno e basta! Vabbè, allora sbrigati che ci stanno aspettando per buffette! Lasciami! A me il giudice mi ha rovinato! E te rovino io, no, il giudice! No, 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 fermi! Fermi! Io ho la soluzione! Sarebbe... Scappiamo! È meglio! È meglio! Vabbè, dai, viva gli sposi! Ci mangiamo un boccone insieme dopo? Sì, volentieri! A meno che non mi inviti lui. Che carino. Aspetta, aspetta. Cazzo, però non ne azzecca una. Che ti aspetti da un avvocato? Razzista. Giudice con giudice, avvocato con avvocato. Non ci mescoliamo. Al solito, Rinaldi. Presidente, scusi. Buongiorno, signor Presidente. Buongiorno. Sempre in giro nei corridoi, eh? E poi si lamentano che la giustizia è lenta. Sempre attaccati a quelle macchinette infernali. Vedo che è di buon umore oggi. Aia, ecco Giorgio, che giornatina. Ciao Giorgio, mangi un boccone con noi dopo? No, grazie. Prendo una cosa al volo e poi torno al lavoro. Anche lui di buon umore, vedo. Lascia perdere, poi ti spiego. Cioè? A dirmi una parola. Non so proprio cosa fare. Io dico, come fai ad avere dubbi su Giorgio? È bello, è intelligente, è romantico, è giudice. Praticamente è perfetto, beata te. Non so che aspetti a sposarlo. Ah, ma che avete tutti con questo matrimonio? Sposati, sposati. Se una non è sposata ti guardano come un extraterrestre. Ah, non sei sposata, la tua età. C'è la magagna. Io li conosco quelli sposati. O sono separati o sono tristi. Sì, ma prima o poi bisogna buttarsi. Buttati. Cogli la roba. Carpe diem, non sapete dire altro. Stamattina. Fidanzati 12 anni, sposati sabato. Stamattina li ho separati. Vabbè, ma che vuol dire? Non è che una cosa che vale per uno vale per tutti. Non è che se uno si affoga al mare e non si va più alle Maldive. Affogare. È esattamente quello che mi viene in mente quando si parla di matrimonio. Mi manca il respiro. Tu sei un caso patologico. Ma proprio irrecuperabile. Intanto Massimo, nella sua libreria, cerca di andare avanti. Chioco, passami una signora. No, lo so che sta lì. No, non lavora, oggi non lavora, lo so. Di fronte al baratro che minaccia di ingoiare la tua vita, l'istinto di conservazione è quello che ti spinge a cercare nuove ragioni per ricominciare. Virginia, io voglio parlare con mia figlia. Io ho il diritto, sono il padre, ho il diritto di parlare con mia figlia. La vita, le persone, la natura è alla costante ricerca di nuovi equilibri. Laddove si crea un vuoto, non è vero, sta arrivando qualcosa dormendo, sento la voce, non mi dire stupidaggini. Io lo vedi ci che non sono. Dorme? Grazie. Ma tu lo vedi che non dorme?
E allora fammici parlare! E allora fammici parlare! Voglio parlare con Nicole! Io sono il padre! Tranquillo, sta tranquillissimo! Ma quale voce vi trema? Onestamente ti trema, onestamente. No, sto benissimo, sto benissimo! Fammi parlare con Nicole! No! Passamela subito! Ho il diritto di parlarci! Fammi parlare con mia figlia! Pronto? Pronto? Brutto, ma... Stronza maledetta! Maledetta, schifosa maledetta! Ti vai a fare schifosa? Prendi una bocca d'aria, pure. Dai, sta tutto a posto, sono grande, sì, sono grande, vado fuori. Io stavo molto peggio di lui. Poi è arrivato quest'uomo, mi ha cambiato la vita. Fategli un legge. Sì, grazie. Però non potevamo lasciarlo così, questo sta fuori di capoccia, fa qualche stronzata, eh. No, io mi alzo, ma ti rendi conto che costringo delle musinare a casa dei miei amici? Infernale! Capisci? Ha tolto tutto, non mi fa vedere mia figlia, capisci? Mia figlia non me la fa vedere in combutta col giudice. Donna, una donna ci hanno messo. Ma come io dico, a giudicare una stronza? Ci metti un'altra stronza. Esatto. Me lo hai detto tre volte. Però ti devi levare perché io devo andare a lavorare. Vai a lavorare. Passami sopra con la macchina, uccidimi. Uccidimi. Oh, tu che sei grosso, uccidilo di mazzata. Uccidimi di mazzata. Io lo volevo menare, ma si è separato dalla moglie. Ah, loro già ne ha presa abbastanza. Uccidimi. Niente, uno che si è separato, Momò. Benvenuto nel club. Massimo, sì, Veronica, è stata proprio una gran bella festa. Spegni quel cellulare. Sì, c'era anche Silvi. E mi ha fatto un regalo meraviglioso, indimenticabile. Beh, c'era mezza Parigi, tutti gli amici del Lido. Mancavi solo tu. Non si tocca. Ah, e poi c'è una novità bellissima. Sai, Giorgio, il fidanzato, gliel'ha chiesto. E lei, naturalmente, sì, gliel'ho detto anch'io. Ma spegni quel telefono. Ti devo lasciare. Ti richiamo dopo e ti racconto tutto. Veronica dice che cosa aspetti a sposarti. Io non capisco perché hai questo sacrosanto terrore del matrimonio. Devi proprio aver preso da tuo padre. Eh certo, perché lui non si è sposato 4 volte come te. 5? Il mese prossimo. Cosa? Sì, mi risposa il mese prossimo. Perché non te l'avevo detto? No, no mamma, è un piccolo dettaglio che avevo omesso. Sì, ma questa volta non è come le altre volte. Eh certo, perché stavolta è l'uomo della tua vita, lo amerai per sempre finché non muori. No, mi sposo in chiesa. In chiesa? E con chi ti sposeresti? Abbiamo deciso di mantenere il segreto fino al giorno del matrimonio. Ma io ti prego, per favore. La tua età, certe sere. L'età? Ma che c'entra l'età con l'amore? Cogli la rosa finché il momento, che il tempo vola e va. E lo stesso fiore che oggi sfoccia, domani appassirà. Mazza forte, com'era? Cogli la rosa che il tempo... Il tempo sboccia. E domani chiosa. Forte vecchia, eh. Vecchia sarà tua madre. Famo un'altra serie, va. Famo. Dai, che mi sento qua. Nell'attesa che Roberto trovasse una casa a Massimo, decidemmo di ospitarlo una settimana ciascuno. La prima settimana fu ospite a casa mia. Eravamo fissato di noi perché pensavo che c'era una settimana di tempo, poi facciamo la cena e diciamo tutto a tutti. Poi toccò a Roberto. Questo momento proprio qua deve stare. È mio fratello, che faccio? Lo lascio in mezzo alla strada? Ma non si è separata tua sorella, però è venuta qua. Rita è rimasta qualche giorno e in casa non fumava. Beveva però, ma ha sfodato tutto il mobile bar. Senti, se ne deve andare a casa, se no io te ne scendo pure il quartiere. E abbi pazienza qualche giorno, sta fino a domenica, poi tocca a Mauro. Ma chi sei, la vaga circe? Per fortuna Roberto trovò un appartamentino. Ma che cazzo di casa gli hai trovato?
Tutto zebrato, c'è la palla dei specchi, le lucette. Quello che può pagare, questo c'è. Qua ci abitava la mignotta. Ma che mignotta? Un tranzo. Maria. Hai capito, Ciccio il precoce, eh? State zitto, per una confidenza che gli ho fatto. Ma che c'è, doppia vita? Ma che doppia vita? È una cliente mia, è assicurata da me. Manco voglio sapere che sei assicurato. Massimo, vabbè, dai, vedrai che è con una ritinteggiata, una personalizzata, no? Levami i cazzi dal muro. Ecco. Poi io sono sicuro che con le tue splendide librerie sarà tutto più... più... Ci sono tanti momenti difficili in una separazione. Uno di questi è riprendere le proprie cose dall'ex. Affacciati, schifosa, affacciati, schifosa! Le mie librerie, maledetta schifosa! Le mie librerie! Ecco, le librerie Radica di Noce! Me le avevi promesse! Dove li metto i libri? Schifosa! Dove li metto, schifosa, maledetta! Lasciatemi, lasciatemi! Che cazzo ti guardi tu, faccia di cazzo! Telefono, dai, dammi mano, forza! Sì, ti devo sentire la gente, sì! Io strillo quanto voglio, che volete voi? Mamma, quello che grida è papà, non è vero? No, amore mio, no. Quello non è papà. Non è papà. Ho quello che pago di condominio, capito? Perché il condominio lo pago io. Maledetta schifo. Le mie librerie Radica di Noce. Queste librerie. Le librerie di Radica di Noce. Maledetta. Giorgio. Che c'è? Che c'è? Lo vuoi sposare anche tu? Che c'è? Che c'è? Grande! Ma dai, non ci credo! La presentazione del tuo libro? Grande! Ma certo che vengo! No, io la macchina non ce l'ho, io ho il Vespino, come Nanni. Grande. Vernissage. Sì, dopo vieni da me. Grande. Sì, dai, va bene, dai. Ci vediamo domani, sì, ciao, ciao. Sei intellettuale. Non cinne così. Non sono niente. Non sarò mai niente, non posso volere di essere niente. Dai, Aride! Massimetto, aiutate che Dio ti aiuta, ma mica facciamo i miracoli qui, eh! È Pessoa! Che è uno psicofarmaco? Fernando Pessoa è un grande poeta. Non posso volere di essere niente, ma a parte questo, ho in me tutti i sogni del mondo. Che bella, eh? È bella, sì. C'hai ragione, è bella! È bella! È bellissima! Tutti i sogni... del mondo, in mezzo. Ma poi questa è un'edizione straordinaria, guarda che roba, 1924, questa è originale, questa è preziosissima, una cosa incredibile. E questa qui? Questa è la poesia, sì, guarda. Qui. Ma che cazzo fai? Ma sì, là dentro questa è lettera morta, io domani con l'intellettuale con questa ci scopo. Hola, Valida, come stato? Vieni! È bella, eh? Ma come cammina? Ma comunque no! È chiaro che sì, mio amore. Questa noce è mi casa. Perché mi casa è stu casa. Sì, sì, mio amore. Allora è sta noce, vedrai, te smonto come una radiolina. Ciao.
Mamma! Silvi? Hai visto il video? Sì, ho visto, ma chi ha girato questo video? L'ho fatto io! Sei impazzita, cancellalo immediatamente! Non ci penso nemmeno, è il regalo più bello della mia vita. Ah, amore mio! Hans Leon dice che il numero ha avuto molto successo. Ti chiamerà per chiederti di rifarlo. Mamma, faccio il giudice, non la ballerina. E allora? Sei completamente pazza. Lo so. Je t'aime, mon amour. Ma sì. Cancellalo, subito! Briciola! Sì, mio amor, adesso è preziosa. A mañana, mañana, mañana. Adios, adios. Oh, questa è una cubana, una porca, fa certi numeri, ti giuro. Ma che, non so dei cani? Ma che, allora è vero. Alla trattoria qua a fianco si mangiano i cani, io non ci volevo credere. Li volevo denunciare. C'è molosse, è una prova. Abbaia, abbaia, c'hai le ore contate. Ma che hai fatto? Ma dove vivete, in civili, per acottari? Mi scusi, è stato il mio cane. No, mi scusi, ma io non ce l'avevo con lei. Ce l'avevo con questo buzzurro, eh? In civile, per acottaro. Ma che cosa urli? È un osso di cane. Che cosa vuoi che sia? Non aver paura. Glielo porto su. No, non si disturbi. Scendo io a prenderlo. Scende lei? Ma visto che figa? Oh, stasera Massimo che vicina gli organizziamo una gangbang e lo famo riviare. La gangbang che è? Norcia? Aspetta, oh! Certo, guarda che casino qui. Mettiamo a posto un po', no? Mettiamo a posto qua. Certo, è tutto leopardato, che bravo. Chi è? Ma come chi è? Vuole far loggia, vuole far... Dai, vai a aprire. Qua come ti giri sono manette. Sì, andiamo bene. Prego, si accomodi. Grazie. Scusi un po' il disordine. Scusate voi, non so cosa si è preso il cane, non l'ha mai fatto. No, non dica niente. Perché è il fato che ha voluto il nostro incontro. Io sono greco. E credo molto nel fato. Mauro, lascio in te. Silvi. Mi oui. Robby. Sì, quindi ho dei nuovi vicini. No, non siamo vicini. No, siamo amici del proprietario di casa. Adesso è di là. Di là. Voleva stare un po' in pace, riposa. Riposa in pace. Si è addormentato, eh? Salve. Salve. Silvi. Piacere, sono Paolo. Mi dispiace per il disturbo, ma il mio cane ha buttato un osso nel tuo terrazzo, allora sono scesa per... No, non è il mio terrazzo, io sono un amico del padrone di casa. Una casa piena di amici? È una casa piena di amici. Padrone di casa è Massimo, adesso è di là. Poi viene qua. Ma sta più di là che di qua. Perdonaci per il disordine, Massimo si è trasferito qui da poco, quindi è ancora tutto... Sì, infatti qui ci abita... Ma... Un trans! Sì, Maria, una ragazza molto carina. Maria è un trans? Maria è una persona così carina, così carina! È un cliente mio, una cliente. Vabbè, insomma... L'osso? Ah, l'osso, oddio, dai, prendiamoci un caffè, no! Poi Roberto li fa così buoni... Prego, ma quanti libri? Sembrano anche antichi. Sì, Massimo lo fa di lavoro. Lui ha una libreria antiquaria in centro. Sì, guarda, non ti farei ingannare dall'ambiente. Massimo è uno importante, va in giro per tutto il mondo. Gira pure troppo, è per questo che la moglie ha lasciato. Sì, vabbè. Mauro vuole dire che, insomma, che Massimo sta attraversando un periodo molto difficile. Si è da poco separato. Ah, si è separato. E purtroppo non l'ha presa neanche benissimo. Sacco, maledetto, sacco. Il padre si impegna altresì a versare la somma di euro 2000 mensili. Ecco qua. Passi e poi copiare da soli. Io prendo il caffè e poi vado. Sì, sì. Andiamo, grazie. Da molto che vivi qui tu? 5 anni. E vivi sola? No, con Briciola. Il Rottweiler. Ah, oppure lui. Ah, è un Rottweiler? Mi moglie, peggio di Rottweiler. Oh, ecco il padrone di casa. Massimo, lei è... Stronza. Stronza maledetta, stronza. Oh. No, non si preoccupi, sta così perché una giudice donna gli ha levato pure le mutande, sta zoccola. Sono io. Sì. La zoccola, il giudice della sua separazione, sono io. No, io dicevo zoccola nel senso figurato. Stronza! Tranquilli, tra poco si riprende. Ah, grazie, scusate per il disturbo.
questa mena pure. E ovviamente l'ho steso. È venuto ad abitare al piano terra del mio palazzo, ti rendi conto? Non so come fare, non vorrei doverlo atterrare ogni volta che rientro a casa. Ma che cazzo? Cosa? È proprio imbranato, guarda, ma senza speranza. Scusami, che dicevi del tuo vicino? Che dicevo, che è un problema, come lo risolvo? Quindi all'alba partiamo con l'operazione Transinico. Fai come Antinori, fatti dare la scorta. Lui è antimafia, Greta, per favore. Soluzione seria. Soluzione seria? Fai un'esposta ai carabinieri, così la prossima volta che ti si avvicinano fai allontanare. Io dovrei fare un esposto per farlo avvicinare? È un avvocato, tocca ancora. La donna che mi ha rovinato la vita abita sopra di me, capito? Quella che ha rovinato la mia è ancora con me. Sì, però ammazza che gnocca, eh! Se non sbroccavi c'ero quasi, sparavo le due cose del codice civile. Setlex, Duralex, Permaplex. Amato. Massimo. Devo cambiare casa. Devo cambiare casa. Lasciatemi, devo cambiare casa. Devo cambiare casa. Ma che modi sono questi? No, guardi. Buongiorno signori, in cosa posso essere utile? Pago un mutuo di 2000 euro e devo lasciare casa mia moglie. Ma noi abbiamo soluzioni per ogni tipo di cliente. Pago anche l'assegno per mia figlia, non me la fa neanche vedere, vero Paolo? Non me la fa vedere. Quindi diciamo che un monolocale potrebbe andare bene. Allora. Oh, io ci abito in un monolocale, pago un affitto spropositato per un covo di trans, ma capisci? No, no, è un covo di trans, Paolo. Le nostre case sono attentamente selezionate. Torniamo. Tutto quello che guadagno se lo prende mia moglie. Ma aiuti? Massimo, dai. La prego, non faccia così. Un po' di contegno. Io sto peggio di te. Magnol Caritas. Mia moglie m'ha steso, m'ha sdrenato. Adesso però mi sembra... Adesso mi vedi così? Lo vedi sto vestito? L'ho preso dai cassonetti! Quelli gialli. Quelli gialli! Ti sta male però. E ai figli? Non sai che gli ha fatto? Che ha fatto? 8 mesi di missione in Mozambico deve essere stata dura. Durissima. Ma per noi che abbiamo il cuore grande. A me piacciono molto le persone sensibili. Infatti questo è il mio biglietto da visita. Chiamami domani, ore paste. Io mangio molto presto. Anche io. Sensibile. Questo è il tipo di invece assemerata, come dico io. Oh, tutto bene? Sto meglio, sto molto meglio. Te credo. Sai che l'agente immobiliare dorme in macchina. Beato lui, senza nastri, libero. Più 33, questo è il numero francese, adesso. Sì, allora. Questo è anche una liberazione. Allora, è pronta questa motivazione? Naturalmente. Sì, io, a dire la verità, ho ancora qualche dubbio. Ma è fatta. Non mi convincono molto le condizioni della separazione. E quanto hanno stabilito i coniugi? Ci mettiamo a discutere quello che sta bene a loro? No, però penso che le condizioni siano un po' più sfavorevoli per la moglie. Ne sono convinta, anzi. Voglio la sentenza qui, sul mio tavolo, domani, senza nessuna modifica. Chiaro? Chiarissimo. E se fossi voi, non mi farei tanti scrupoli su questa signora. È al terzo divorzio, giusto? E allora qualcosa avrai imparato. Signor Presidente. Signor Presidente. Ma chi è Malita Chiappe? Signor Leon, ha sbagliato numero. Come si dice sbagliato in francese? Sbaglié. Trompé. Ma Trompé non era? Vous êtes trompé col numéro. Sì, se vous parlez sopra di me, non... Senti, faccio parlare a Massimo, va. Liberté, ugualité, fraternité, parlaci a te. Allo, Veuve Leontine. No, se le telefono de mon copain Mauro. No, ça doit être en contact, c'est peut-être la ligne. Ah, senti, io con questo ci lavoro, Che volevo? Era un locale parigino, Veuve Leontine, cercava una che balla, una certa Sylvie. Sylvie. No, signorina, non gridi, per favore. Signorina Malita, le ho detto che c'è stato uno scambio di... Non gridi! Non sono l'amante di nessuno! Oddio! Ancora! Luisa Sesta. Un locale parigino che cerca il giudice per un balletto. Oh, questo è il numero mio, è lei? Sì! Sono Sylvie, la vicina, il giudice. Questa mattina, mi spiace, devo aver preso nella confusione il telefono sbagliato. Sì, guardi, me ne sono accorto anche io. Se vuole ci incontriamo così ci scambiamo i cellulari. Certo. Sa, io col cellulare ci lavoro. Me ne sono accorta. Fino alle 18 sono in tribunale. Chieda del giudice Montanelli.
Guardi, tempo di arrivare in tribunale, tanto io la strada la... Attaccato. Questo è il cellulare del giudice. Massimo, non si guarda nel cellulare degli altri. Si guarda, ecco. No, no, senti, dammi sto telefono, per favore. Guarda le foto zozze, guarda le foto zozze. Ma che guarda le foto zozze pure te, dai! Guarda che è come aprire la corrispondenza, è reato, capito? Sì, se ne frega, non ce l'ho. Aspetta, aspetta, c'è un video. Ammazza che è. Ma siamo sicuri che è lei, perché c'è la mascherina. Sai, guarda la mascherina, guarda che culo. Hai capito il giudice? Dove vai? A riconsegnare il cellulare. No, 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 così ti metti nei casini e ci metti nei guai pure a noi. No, lascia mettere, no, dai, per favore, è facile, è molto semplice, voi non venite. Se non ci sono ulteriori ritardi, per marzo il divorzio sarà ratificato. Non si può entrare. Buongiorno. Dottoressa, ma tutto bene? Sì, tranquillo, grazie. Allora, tecnicamente è arrivata una telefonata da Parigi. Mauro ha risposto al suo telefono pensando che fosse il suo. E abbiamo visto il video di Leon. Non volendo. Ecco, e comunque conti sulla nostra discrezione. Va bene, posso riaverlo adesso, per favore? Massimo. Brava, eh? Brava. Chissà che cosa penserebbero i tuoi colleghi qui in tribunale se lo vedessero. Chissà che cosa penserebbe un pubblico ministero se vi denunciassi per ricatto e violazione della privacy. Paura. Giudichiamo le colpe degli altri, poi... Eh? Esibirsi in un locale non è un reato. E voi state giocando col fuoco. No, no, ma noi non volevamo giocare col fuoco, è stato no, un incidente. No, è mio fratello, mi ci sono trovato. No, loro non giocano col fuoco, sono io che gioco col fuoco. Io che violo la privacy, io che ricatto. Tanto io non ho più nulla da perdere, sai. Mi hai tolto tutto. Ho solo fatto il mio dovere. No, ho fatto il suo dovere. È facile da qua, vero? Ha considerato la perdita di chance nella carriera della signora. La signora ha un amante milionario. Adesso ha due case, ha quattro golf. Io non fumo, non bevo, non scopo! La mia vita va a rotoli, però devo mantenere il tenore di vita della signora, altrimenti c'è la perdita di chance. Crede di aver subito un'ingiustizia. Ah, beh, me lo domanda pure. Io sono solo un giudice. Lei è un carnefice, lei è una schifosa carnefice. Che cosa crede che sia facile fare quello che faccio? Dover decidere se è nero o se è bianco, quando so benissimo che non può essere sempre tutto o nero o bianco. Voi pensate che un giudice abbia rovinato la vostra vita e vi dimenticate che quando arrivate qui la vostra vita è già una merda. Perché vi separate? Per colpa di un giudice o per colpa vostra? Cosa crede? Che io mi diverta ad ascoltare le vostre meschinità, a farvi conti in tasca, a decidere sui vostri figli? Ma devo farlo, per forza! Perché voi da sole non siete in grado. Raccontate bugie, su bugie, su bugie, fate cose ignobili. Usate i vostri figli per placare i vostri sensi di colpa, i vostri fallimenti, le vostre frustrazioni. Non è vero! Io ho fatto la consensuale per mia figlia, capito? Io ho lasciato la mia casa per mia figlia! Ma perché se la prende con me? Cos'è? Ha concesso troppo per il senso di colpa, adesso non è più colpa sua, ma è colpa del giudice? Avanti, mi sputtani, lo faccia. Il presidente del tribunale sta in fondo al corridoio. Tanto dentro di lei non cambia nulla. Gli errori che ha fatto, li ha fatti lei e non li cancella. Scusi, io intanto recupero il mio telefonino perché ci lavoro pure io. Non è... Fuori! Avanti.
Dottoressa, questo è suo. Me l'ha dato un signore abbastanza sconvolto, direi. Dice che l'ha lasciato alla cassa di un bar. Grazie. Sempre con la testa fra le nuvole, lei, eh? Pensa troppo all'amore. Aspetta, Costa. Steso sul letto che dorme, distrutto, poverino. Non posso venire, amore, mi dispiace. Guarda, quel cretino di Mauro l'ha mollato all'ultimo secondo. Lo so che mi capisci. Va bene, buonanotte, mi manchi. Anch'io. Anche tu. Anch'io. Anche tu. Va bene, ci sentiamo domani. Ciao, 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 ciao. Oh, a Massimo, che cazzo, ma mi fa prendere in colpo così, ma che sei matto? Era un'amica? Sì, era un'amica. Sono contento. Bravo, Paolo. Tu ti meriti tutto il meglio, tu. Bravo. Grazie. Dai, andiamo a dormire, eh? Andiamo a dormire, che sei stanco. Andiamo a dormire, che è stata una giornata faticosa questa. Lo so. No, non ce la facciamo, forza. Massimo. Ma che fai? Mancanza d'affetto. Vuoi un po'? No, no, grazie. Prendi là, Catetere. Ma gli hanno messo il catetere? No, guarda, non lo so, non mi fanno entrare, sta ancora dentro.
Eccolo, Massimo. Ehi, belli. Come sta? Tutto a posto, come nuovo. Alla Bevalium me ne ha preso poco. Quella era la cioccolata che era scaduta. Mo, nelle prossime ore, al massimo un po' di diarrea, niente di che, va bene. Grazie. Ma sicuro. Grazie, Miro. Massimo, sta a sentire a me, lascia le perde le femmine. Io sono tornato a casa con mia madre, sono rinato, sono un fiore. Grazie. Tante cose. Ciao, grazie. Bruciore di stomaco. Bruciore di stomaco. Ha fatto litiga pure con mia moglie, non voleva che uscivo. Che uscissi? Eh? Non voleva che uscissi, l'imperfetto legge il congiuntivo. Ah. Sta a morire, sta a pensare ai congiuntivi. Ma pensa a morire, pensa. Ma chi è che ti chiama? Ma te dico, dai, su. Non ho mai pensato a che cosa potesse succedere fuori dal tribunale dopo una sentenza. E invece adesso tutto quello che riesco a fare è pensare alle migliaia di coppie che ho separato. Dove saranno? Come staranno? La vita delle persone che giudichi al di fuori dei tribunali non deve mai essere un tuo problema. Lo so, e di solito è così. Al tribunale ne sento tante, tanto livore, tanto dolore. Ma vederlo, tentare di suicidarsi. Però l'hai salvato. Sei mai sentito in colpa per una sentenza? La fortuna di un giudice è che giudica le colpe degli altri, mai le proprie. Abita sotto casa mia. Riconosco che la situazione non è facile. A me non è mai successo, occupandomi di mafia, che un condannato mi venisse a stare sotto casa. Che casino. E Giorgio? Che ne pensa? Ai, ai, ai. La cosa si complica. Mi ha chiesto di sposarlo. Beh, prima o poi doveva anche succedere. Comunque io ti posso aiutare per le crisi professionali, per quelle sentimentali. Sai bene a chi ti devi rivolgere. E tu lo sai che si sposa, di nuovo? Sì, e in chiesa. Come fai a saperlo? Un vecchio giudice ha i suoi canali. Non ha nemmeno voluto dirmi con chi. Ma le conosci le sue stravaganze. Però è piena di sorprese. Papà, perché non ti sei mai risposato? Silvi, salute. Tutti i cuscini, è pieno, nascoste dappertutto. Ma io dico, ma come si fa? Come si fa? Guarda, è una farmacia ambulante, oh. Ma che ti sei messo in testa? Cioè, hai sbriciolato lo Xanax nel sale fino. Capirai, se fai una bruschetta vedi volare i conigli. Qui c'è una scatola di Prozac vuota. Dove stanno le pasticche che stavano dentro? Nel succo di mela. Massimo, hai rotto il cazzo. È un mese che ti stiamo appresso.
Non sei né il primo né l'ultimo che si separa. Dai, Mauro, non te la prendo. No, 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 basta. Fino adesso abbiamo dato retta a Padre Pio qua e siamo finiti al pronto soccorso. Ah, Padre Pio? No, adesso si fa come dico io. Basta, basta. È arrivato il momento di intingere il biscottino. Devi scongelare il gamberetto. Mauro, per favore, basta. Ti fai una bella doccia e andiamo a una festicciola di una mia amica che ti rimette al mondo. Portiamo tutto l'occorrente. L'occorrente? E certo, vino bianco, preservativi, la valigetta. Ma che è la valigetta? La valigetta col kit, sex toys. Ma che è, un videogioco di quelli zuzzi? Attrezzi vari per il divertimento sessuale. Manette, fruste, cazzi a ventosa, le solite cose, dai. Ma le solite per chi? Ma scusami, che adesso ci stiamo a scandalizzare, guarda dove siamo finiti. Io comunque il kit che dici te ce l'ho, però c'ho il kit mio personalizzato per mangiare, ah. Ah, chi è? Ah, si chiama mamma, eccolo qua, ravioli, pollo e zenzero, buoni. Ravioli, salmone e aneto, buoni. E questo è vitello con funghi e bambù. Certo, il bambù. Ma io mi mangio pure il bambù. Il supermercato. Ti prego, non gli da spago, se no attacca la cucina greca, non si può. Ricordai in Turchia l'altro anno quando siamo andati a vedere fosforo? Bosforo. Vabbè, bosforo, quello che è. La mangiamo se sto moussaka. Ah, oh, sto che mi ranzane la parmigiana che mia madre fa pure meglio, eh. Grazie. Sto meglio. Grazie. È un mese che non mi fa vedere mia figlia. Un mese. Può sempre fare ricorso, lo sa. Ah, sì, ricominciare con i tribunali, le sentenze. Nicola ha 8 anni. Ha bisogno di un padre. Ha bisogno di... È bellissima, sai? È intelligentissima. Non ci sono passato la scuola. Mi ha fatto un gesto da lontano, lei mi ha guardato. Niente. Ho pensato forse... Forse però lei avrebbe voluto... Lei avrebbe voluto... Sono stata affidata a mia madre, che non mi faceva vedere mio padre. Poi sono stata affidata a mio padre, che non mi faceva vedere mia madre. Tuo padre ha ottenuto l'affidamento? Mio padre è giudice, mia madre era ballerina. Una più bella, lavorava a Lido. A Lido di Ostia? A Lido di Parigi. Francia. È stato facile per mio padre avere l'affidamento. L'ambiente lavorativo non è consono a una sana educazione. Per anni ho pensato che ci fosse qualcosa di sporco nel suo lavoro. Pensa che non la vedevo da un po' di tempo ed è venuta in tournée a Milano. E mio padre, un po' a malincuore, mi ha portato a salutarla in camerino. Io sono entrata, l'ho guardata, lei mi ha fatto un cenno e io mi sono girata e me ne sono andata. Ero confusa, arrabbiata, mi sentivo abbandonata.
e lei si sentiva in colpa. Per questo che non ha fatto il primo gesto. Se non l'ha fatto lei, perché avrei dovuto farlo io che avevo 9 anni? Ma in tutto questo, come ci sei entrata nel giro degli spogliarelli? Alberto, per favore, ma che è? Scusa, c'è il video, oh, l'abbiamo visto tutti, non è? Non sto nel giro degli spogliarelli, era un regalo per il compleanno di mia madre. Hanno fatto una rentrée con tutte le ex colleghe ballerine nel locale di un amico. E le io onde. Mi sono... Esatto. E io ho fatto un numero a sorpresa. Beh, un regalo quantomeno particolare, no? Era un modo per dirle che non avrei dovuto vergognarmi di lei. Mia madre è una donna intelligentissima, stravagante. Si è sposata 4 volte lei. 4 volte? Mazza. Mm. 4 matrimoni, 4 separazioni, 3 funerali. Mio padre è ancora vivo. Tuo padre è ancora vivo, ma ne ha sotterrati 3, eh. Complimenti a mamma. Scusa, Silvi, ma non è che tante volte mamma porta un po' sfiga, no? No, così. Speriamo di no, perché adesso sta per sposarsi per la 5ª volta. Mazza che tigna, oh. Senti un po', ma dico, tu sei sposata? Diciamo che con quello che vedo in tribunale... Beh, però anche che in tribunale vedi solamente la parte negativa del matrimonio, no? C'è anche la parte positiva, insomma. Quel momento bellissimo che è quello poi... Non so, c'è qualcosa da condividere, che c'è un progetto, che non è solo il tuo, no? Che c'è l'amore. Bravo Paolo. Ma che cazzo stai a dire? No, Silvi, l'amore non dà retta. Non ti devi sposare, brava, continua così. Perché il matrimonio ti soffoca. Sì, pensa sempre tutto in due. Allora vai al ristorante in due, vai a fare la spesa in due, devi prendere una decisione in due, per carità. Sai che vi dico che il matrimonio ha bisogno di momenti che vanno vissuti da solo. Per esempio, il viaggio di nozze io l'avrei fatto da solo. Sì. E poi dice, però arrivano i fini, siete più in due. No, siete sempre in due. Solo che l'altro è il figlio. Tu non conti più niente. Lo mandiamo alla scuola qui sotto casa? Ma che ti sei impazzito? I nostri figli devono andare a scuola privata. Quella sperimentale. E la scuola sperimentale dove sta? Dall'altra parte della città. Dico, mandamolo alla scuola di musica qui dietro l'angolo. In quel covo dei drogati ce vai te. Mio figlio deve andare al conservatorio. E via andala così, Zeppetti! E il conservatorio dove sta? Dall'altra parte della città. Prima position, attitude, arabesque. Ma perché deve fare danza classica sto figlio? Non può fare la ginnastica come tutti gli altri? Deficiente, lui fa danza classica, deve fare l'accademia. Parde bra! E l'accademia di danza, dove sta? Dall'altra parte della città. Tutto quello che fanno li fissa dall'altra parte della città. Che poi dice uno, dice, scusa, ma allora andiamoci a abitare dall'altra parte della città, no? Mortacci, che tristezza. Ma che siete matti, au? Per salvare la serata c'è solo una soluzione. Cica buca cica buca salsa, cica buca cica buca salsa, cica buca cica salsa, balla con me. Questo ritmo indiavolato è salsa, se ti piace puoi venire con me. Basta solo di menare l'anca, forza balla insieme a me. Cica buca salsa, cica salsa ballerai con me. Cica buca salsa, cica buca e mica c'è. Ma che stai? Al policlinico stai? Vai, Ezio, vai! 3 mojitos, gracias! Ecco, dai retta a morire! Come si deve? Che serata! Che di, No, questa è una... Pronto, Marcella? Dove stai? No, sì, te lascia perdere, guarda! Sto ancora a pronto soccorso! Al pronto soccorso te ce manno io se medicina altra stronzata! Che è sta musica? Questa è la diffusione, no? La filodiffusione. Per alzare l'umore degli malati. Senti, sono 3 di notte. Domani che fai? Un altro giorno di ferie? Io ti caccio pure dal lavoro, perché forse te lo sei scordato che l'assicurazione non lavori è la mia! Non ce la faccio più, non la sopporto più. Siamo tutti separati. Sì, è solo che lui è separato in casa, vedo, prende il peggio del matrimonio e il peggio della separazione. Ecco i 3 mojitos per Mauretto, sempre in festa. Bravo, Ezio, ora te lavora, sempre a lavoro. Ma quando ci vai in ferie? A giugno mi sposo, chi me lo paga il pranzo? Tuo padre. Ma non fa sta strozzata, non ti sposare, Ezio! Oh, è meglio tutta la vita da solo. Ma puoi mettere che torni a casa e la trovi vuota?
Nel salone entri nessuno, in camera entri nessuno, in bagno nessuno, vai in cucina nessuno, apri il frigo nessuno. C'è quell'unica biletta che ti aspetta, vai davanti al televisore solo, sempre solo. Mauro, che c'hai? Mauro, che con quel frigo qua, la biletta, vai a fare la spesa, insomma, poi rimane sempre qua la biletta di merda, capito? No, non ci ho pensato. Ci ho pensato che dovresti tornare a casa e ti ritrovare qua a rompi i coglioni di mia moglie. Mauro, come stai a dire? Mauro è innamorato della moglie. Che delusione. Sei sicuro che questo è questo? Sì. Cosa ci fai? Bella sorpresa. Sorgio. Lei è tutta. Gaia, piacere. Gaia e Giorgio, sono bene. Ma no, siamo soltanto amici. Pazienza. Vedrai che tra un po' ti richiede di fare un grande passo. Secondo me hai bevuto un po' troppo. Sì. Vuoi approfittarne? Vuoi chiedermelo di nuovo, magari infuscata da qualche minuto di crisi. Fai, ti piace la festa? Scappi? Scappi! Io scappo. Sei tu che scappi. Sono 5 altri che scappi e io sono stanco di correre fino a te. Che c'è? Niente, è successo. Che guardate? Che avete da guardare tutti? Che c'è? Che c'è? Che ho fatto? Ho sbagliato, ditemelo. Dovevo sposarlo. No, non ho sbagliato. Cosa avete tutti con questo cazzo di matrimonio? Che ne parlate? Ne avete paura? Poi ci sbattete tutti il muso, perché? E che lo chiede a noi? Lo chiedesse alla madre, mo fra poco si sposa per la quinta volta. C'era mia madre. Senti, sei stanca? No, sono stanca, sono ubriaca, vado e torno. Vedete anche voi? Non volete scoprire il mistero del matrimonio? Andiamo a scoprire il mistero del matrimonio, dai, forza. Mazza che bella casa. Si guadagna a fare la ballerina, oh? Ma io sei matto? Cogli la rosa quando è il momento, che il fiore che vola oggi sboccia e domani attaccherà. È bella sta poesiola, oh. Ma chi è? Leopardi? Mamma. Orazio. Non ce l'ho presente, Orazio. Te e mamma ha buttato i soldi a scuola, va. Devo farti una domanda importantissima. Sì. Questi sono i miei amici, entrate, che fate? Lui è Paolo, mia madre, Roberto, Mauro, Massimo, tutti separati. Lui l'ho separato io, ho tentato il suicidio. Stavamo amabilmente conversando sul matrimonio. Sono ubriaca. Stavamo amabilmente conversando sul matrimonio. E ci domandavamo perché cavolo uno si sposa. E Roberto ha avuto un'idea meravigliosa. Ha detto, perché non chiediamo a tua madre? Ho detto, certo, chiediamo a mia madre, perché mia madre si è sposata 4 volte e adesso sa per sposarsi per la quinta senza avere neanche la decenza di dirmi con chi si sposa. Papà? Ha insistito perché fosse un segreto. Te l'ho detto, che tua madre è piena di sorprese. Sì, Silvi! Ah. Allora, auguri.
Tanti auguri. Tanti auguri. Scusate. Permesso. Un attimo di... Scusate ancora. Silvi! È andata così, con il tempo che impone i suoi segni sul viso. È andata così, e si è senza parole di fronte a un sorriso. È andata così. Urliamo al vento che non ci potrà sentire, vogliamo accanto chi vuole partire. È andata così, tutto ciò che vogliamo ci sembra distante. È andata così, e se lo raggiungiamo poi non è più importante. È andata così. Urliamo al mondo, no, non si può più mollare. Ma il tempo passa e poi ci fa cambiare. Noi teniamo dentro chi preferisce stare fuori. Siamo pronti a offrire fiori soltanto a chi non sente odori, e parliamo sempre a chi non riuscirà mai ad ascoltare. Diamo luce a quelli che non possono vedere e non vogliamo capire. Spinge alla lotta la gente. È andata così, con il cuore che tinge di rosso la mente. È andata così, il tempo passa e noi cerchiamo sempre il meglio, ma poi impariamo solo grazie a uno sbaglio. È andata così, quel sorriso che sfida ogni tempo è un miraggio. È andata così, una lacrima scesa per ogni suo viaggio. È andata così, fragili siamo noi ma sempre più convinti, non arrendersi mai in un mondo di vinti. Siamo chicchi di grano in un mare di neve, l'orizzonte l'amore sarà. Mandata via perché... Diciamo che l'ho mandata via io, il personale lo decido io, adesso. Sì. Brava Elisabetta! Signori, tutto bene? Tutto sì, benissimo, bravo. Ottimo, abbondante. Quello che si deve sposare a giugno, vedi? Sì, ma non mi sposo più. Come ti sposi più, perché? Beh, ho deciso di prendermi un po' di tempo. Il matrimonio è una cosa seria. Ah, beh, dicevo noi. Vabbè, c'ha ragione. Poi. Vabbè, vado a controllare in cucina che i camerieri devono un po'. Sì, sì, bene. Oh, ma Paolo... Paolo sta al telefono, come al solito. Guarda, è una cosa incredibile, oh. Silvi, mi devi credere. Oh, è un continuo star telefono. C'è sta una che lo chiama, lui non ce lo dice, ma è una, c'ha un inciucio. Non ci vuole dire il nome, ci vuole dire chi è. Io ve l'ho detto, secondo me è la moglie. Secondo me non è la moglie.
Infatti c'ha ragione lei, secondo me deve essere una più giovane di lui, tipo una diciottenne, guarda come si muove, fa tutto... Vedo con la cristallina da una parte. Sì, però adesso basta, mo ce lo devi dire, dacci una mano tu, tu sei un giudice. Lui quando rientra, tu lo interroghi e lui confessa il nome. Paolo, allora noi qui siamo tutti d'accordo all'unanimità, abbiamo deciso, è d'accordo anche il signor giudice, noi da qui non usciamo se tu non ci dici il nome. Il nome di chi? Di tua sorella, di chi? Dai! No, adesso però non è il momento, non me la sento veramente. Il nome! No, no, per favore, non insistete, non mi va. Il nome! Mi sembra che sia il momento giusto, no? Per favore, no. Il nome! Saverio. Il nome! Si chiama Saverio. Ma Saverio è nome d'uomo, mica è nome da donna. Il nome! Ma che è un uomo? Paolo, ma perché non ce l'hai detto, scusa? E cosa dovevo dirvi? Amici, scusate, ma a 40 anni ho scoperto che mi piacciono gli uomini. Ma da quanto tempo è che sei... Gay, si dice gay. È da quando ho conosciuto Saverio, da un anno. Senti, ma... Sì, dico, ma prima, no? Insomma, quando giocavamo a calcetto, nei spogliatoi, le docce... Ho detto da un anno. Basta. Saverio è stato il primo. Ci siamo conosciuti a una festa, lui fa lo psicologo, È una brava persona. Io non so come sia successo, ma è andata così. Sì, però, scusa, ma... Cioè, noi siamo i tuoi migliori amici, ma perché non ce l'hai detto? Ho avuto paura. Ma paura di che? Scusa, Paolo, ma che pensavi? Che noi non ti volevamo più bene solo perché sei... Solo perché sei... Gay, si dice gay. Non so, raga, ma io l'ho sempre chiamato... Froci. Sì, ma così, Per dire. Però... Io ti voglio bene lo stesso. Pure io ti voglio bene lo stesso, Robè. Vieni qua. Grazie. Ecco, grazie. Imbecille, mamma mia. Ma quindi ti piace Tiziano Ferro? No. La Carrà? Basta, adesso dobbiamo per forza ricorrere agli stereotipi sugli omosessuali, no? Vabbè, mo c'è un amico gay, faccio più a per culo, no? Beh, grazie. Ah, Saverio! Grazie. Prendisi. Grazie. Allora, a Saverio. A Saverio. E finalmente arrivò il grande giorno. Qui ancora non possiamo. E loro? Thank you.
voi già sapete come funziona, no? Non è che siete proprio di primo pelo. Allora, Vittorio e Stefania, io vi unisco in matrimonio e voi promettete di starvi vicino nella buona e nella cattiva sorte e di amarvi e onorarvi finché giudice non vi separi. Che ho detto, giudice? Hai detto giudice? No, finché morte non vi separi. E allora, Vittorio e Stefania, io vi dichiaro marito e moglie. Lo sposo può baciare la sposa. Vissero tutti felici e contenti. Ma proprio tutti, tutti. Forse non basterà mai, tu vuoi altro ma non sai veramente che vuoi, e quell'insoddisfazione che hai dentro te, la mancanza di qualcosa che vuoi e che non c'è, ti farà capire che è il momento per te di cercare l'amore. Quando ti innamorerai, solo allora sentirai quell'ebbrezza dentro al cuore, volontaria pazzia, infernale paradiso, dolce anomalia. Quando ti innamorerai, tu dovunque vedrai lui, e incrociando in uno sguardo i suoi occhi ed i tuoi, quell'istante non vorresti che finisse mai. Quando ti innamorerai, la paura che hai, e l'amore muore, tu per amor morirai, ma morendo gli dirai, non mi importa perché, sai, ne è valsa la pena morire per te. Quando ti innamorerai, la paura che hai, e l'amore muore, tu per amor morirai.